Marmi riceve il Green Award quest'anno perché ha saputo coniugare insieme a degli alti tassi di raccolta un'ottima qualità, che è l'aspetto fondamentale che consente di trasformare il materiale raccolto in nuovi manufatti in vetro. Quindi un premio, quello dello spettacolo di Zelig, rivolto alla cittadinanza per gratificarli degli sforzi fatti. Benvenuti a questo Green Tour di Coreve, consorzio Recupero Vetro. Beh, Coreve. Coreve, come ogni anno, premia le tre città che si sono distinte nella raccolta del vetro, e quest'anno tra le vincitrici di questo premio c'è, pensate, Forte dei Marmi. Pensa a te. Bottiglie vasetto, binomio perfetto. Questo va bene, lo claim, ci siamo, credo che sei preparato. Ma quello che voglio sapere da voi... Tutto il resto non buttarlo nel cassonetto. Sì, se mi fai interrompere per una cosa ti squalifico. E quanto te la sei mangiata? Ma dicevo io che non era possibile che era tutta roba tua. Vieni fuori, ragazza di 20 anni! Conseguire questo premio è frutto sicuramente di un impegno, di una scelta, di una volontà che è stata presa già da tempo. E chiaramente l'impegno è quello che devo mettere i cittadini nel cercare un piccolo sforzo che fa bene all'ambiente, fa bene anche al territorio e cerca di anche ottimizzare il risparmio nel settore dell'ambiente. La cittadinanza ha capito anche qual è il tema della qualità. Anche perché ci siamo spesi tantissimo con le riunioni attraverso dei locali, insomma, pubblici, messi a disposizione anche i locali del comune, e abbiamo spiegato per filo e per segno quello che è la raccolta differenziata. Stiamo riscontrando qualche difficoltà nell'ospite, però, cioè, piano piano, insomma, ce la facciamo, dai.